caffè Sciascia, Sciascia Caffè, via Sabotino, Prati, Roma. Marco, ciao. Ciao, Manuela, ciao. Uno dei proprietari di bellissimo, scicchissimo, con delle cose buonissime, meravigliose da mangiare e da bere, caffè. E siamo davanti a fotografie storiche, sono stupende. Sì, sì. Qui per esempio è una foto molto, diciamo, storica, pure questa è un'altra perla, in quanto questo uomo che vedete qui con il cappellino bianco è il primo presidente dell'Associazione Sportiva Roma, insomma, lui non sapeva ancora che cosa sarebbe successo, però sta nel campo testaccio alla presentazione del Gran Marsala all'Uovo da parte di questo Guido Sciascia, che è il figlio di Adolfo Sciascia, che era il fondatore del caffè Sciascia. Prima generazione. Sì, diciamo, cioè, seconda generazione. Cioè, qui era la presentazione, e chiaramente parliamo di una foto storica, più, sì, insomma, anche di una certa importanza. Per quanto riguarda poi un'altra foto storica che invece io vorrei farvi vedere, ok? È questa qua, che è poi qualche anno dopo, nel 36, nel 1936, della caserma della Legione dei Carabinieri, in quanto qui è la stessa persona di prima, Guido, ok? Lui era cresciuta un po' la barbetta, però insomma è sempre lo stesso, che praticamente, dato che Sciascia aveva la gestione della fornitura della Legione dei Carabinieri, della caserma, praticamente qui si fanno questa foto storica, e la bellezza di questa foto è data non solo la spontaneità, nel senso che questo potrebbe essere una foto di oggi tranquillamente, ma soprattutto da questo bambino qui. Bambino che una volta li vestivano così, bambini, che è il figlio di Guido Sciascia, Adolfo Sciascia. Attualmente lo troverete anche in via Fabio Massimo, spesso ancora sta lì, ha, mi pare, ora 92 anni, se non sbaglio. Quindi questo bambino, questo bambino che ho fatto anche la foto l'altra volta seduto qui adesso, con lo sfondo, esatto. E questa quindi ha un valore, guardate soltanto il quadro, l'attrice dell'epoca, cose che non capito. Il calendario di oggi. Non lo so, sembra moderno. Sì, sembra. Quindi, meraviglioso, meraviglioso. Quindi... Grazie di tutte queste chicche, grazie di tutte le cose buone che si possono consumare da Sciascia. E ciao!